In questo numero del Salo SG. Negli Stati Uniti, per il 25% dei medici ospedalieri, il superlavoro mette a rischio l'assistenza. Italiani scoprono il meccanismo che controlla la sintesi degli anticorpi. L'esperto, non sottovalutate le risposte avverse ai farmaci. Pazienti sottoposti a esami inutili e diagnosi superficiali o troppo veloci, con un alto rischio di complicanze e in alcuni casi anche di morte. È lo scenario che può verificarsi quando chi è ricoverato in ospedale è preso in carico da medici chiamati a turni pesanti e con enormi carichi di lavoro. Specialisti stanchi e costretti a visitare decine e decine di persone in un turno, senza la possibilità di approfondire l'aspetto clinico. Camici bianchi vittime di stress, stanchezza e poca lucidità. A rivelarlo, in un'indagine del John Hopkins Hospital di Baltimora, negli USA, il 25% ha denunciato l'eccessivo carico di lavoro giornaliero dentro le strutture che può causare un impatto negativo sulla sicurezza e la qualità della cura del paziente. Una scoperta tutta italiana supera le attuali conoscenze sul meccanismo di azione del nostro sistema immunitario. Ricercatori dell'IRCS San Raffaele di Milano hanno infatti visto che attraverso un meccanismo di autofagia selettiva, prima sconosciuto, le plasmacellule, fabbrica degli anticorpi circolanti digeriscono una parte del proprio reticolo endoplasmatico, il compartimento dove gli anticorpi vengono fabbricati, creando così l'equilibrio migliore tra sintesi e risorse energetiche. Dagli antibiotici agli sciroppi. Non sottovalutare le reazioni avverse ai farmaci. Gli effetti negativi dei medicinali, infatti, in alcuni casi possono essere anche gravi. Lo ricorda Roberto Bernardini, presidente della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica riunita a Firenze per il suo quarto congresso regionale. Esiste un 4-6% della popolazione generale, spiega Bernardini, che manifesta reazioni avverse ai farmaci. E fra questi, dal 10 al 20% presenta reazioni dovute a un meccanismo immunologico allergico che può essere immediato. Grazie. Sì. Sì. Sì.